Buongiorno appassionati del crimine, bentornati sul canale. Se non ci siamo mai visti, io sono Andrea e oggi sono qui per raccontarvi la triste, tristissima vicenda di Matt Landry, un ragazzo giovanissimo che purtroppo ha perso la vita tanto improvvisamente quanto brutalmente. Per cui se siete interessati a questi tipi di video di True Crime, ovviamente, vi invito a iscrivervi al canale e di prendervi, soprattutto per oggi, una bevanda calda, una cioccolata, un tè, quello che volete. Vi aiuterà sicuramente a ingoiare l'amaro di questa vicenda. Dunque, Matthew Robert Landry nasce il 26 di ottobre del 1987 da Robert e Doreen Landry, i quali avevano già avuto quattro figli prima di Matt, e cioè i fratelli e le sorelle maggiori di Matt, appunto, che erano Christopher, Christina, Douglas e Gina. Tutti e sette vivevano a Chesterfield, in Michigan, e fin da piccolo Matt si era sempre dimostrato un tipetto alquanto divertente, era sempre pronto a ridere e a scherzare con tutti, e per questo tutti quanti lo ammiravano e lo amavano. Inoltre aveva dimostrato anche sempre fin da piccolo un interesse verso la musica metal. Tanto che crescendo si era creato un gruppo tutto suo con un pugno di amici. Questo prima di conoscere la sua fidanzata Francesca Bonmarito, la quale era assolutamente contenta dell'interesse del proprio fidanzato, e infatti lui era molto bravo a destreggiarsi tra la fidanzata, che amava tantissimo, e l'interesse e l'amore era reciproco ovviamente, e il suo interesse, cioè la musica e i suoi amici con i quali suonava. Si trattava di una band heavy metal e Matt suonava la batteria. Non erano affatto famosi, ma avevano grandi aspettative per il futuro perché erano davvero molto bravi e più volte a settimana si riunivano nel seminterrato di uno dei membri del gruppo. E Francesca, la fidanzata di Matt, era assolutamente entusiasta di questo interesse che Matt aveva nei confronti della musica e lo spronava a inseguire i suoi sogni e voleva che lui facesse quello che lo faceva stare bene. Per quanto riguarda il rapporto con Francesca, era davvero genuino. Lui era innamoratissimo di lei, nonostante fosse un ragazzo molto timido nelle relazioni amorose. Era però altrettanto dolce e questo lei l'aveva notato subito, tanto che era stata lei la prima a tentare l'approccio e da allora non si erano più lasciati. Questa relazione era iniziata nell'estate del 2009, ma purtroppo era durata davvero troppo poco. I due stavano molto bene insieme anche grazie al fatto che avessero tante passioni in comune, come per esempio proprio quella della musica. Infatti Francesca era molto brava a suonare il basso, ma non solo, i due stavano bene insieme anche solo a stare tutto il giorno sul divano abbracciati a guardare film su film uno dietro l'altro, e questo li rendeva davvero felici. Tutti sapevano dell'amore reciproco che c'era tra questi due ragazzi, perché quando l'uno parlava dell'altra, i loro occhi si illuminavano all'improvviso. Entrambi lavoravano part-time in un ristorante, lei vicino alla sua abitazione a Roseville, mentre invece lui al Dolly's Pizza, vicino a dove abitava lui. E quando i due avevano magari dei turni comuni, per esempio tutti e due la sera, facevano addirittura le ore piccole pur di vedersi quando staccavano da lavoro o la mattina presto, prima di riattaccare ad andare a lavorare. Arriviamo subito al 9 di agosto del 2009. Quel giorno Matt aveva in programma le prove con la sua band in pomeriggio, per poi la sera andare a lavorare al Dolly's Pizza. Il suo lavoro consisteva nel consegnare pizza a domicilio, quindi prendeva la sua auto e faceva il giro di tutto il vicinato per poter consegnare le pizze. Ma quella sera la sua auto aveva qualche cosa che non andava, quindi Matt chiama sua mamma Doreen per chiederle se poteva permettergli uno scambio di auto. Naturalmente Doreen, per permettere al figlio di finire il suo turno di lavoro, aveva concesso questo scambio di auto senza alcun problema. E così Matt aveva finito poi di lavorare dopo la mezzanotte. Ma quella sera voleva aspettare a tutti i costi Francesca, che anche lei finisse il suo turno di lavoro, per cui era poi andato a casa ad aspettare proprio che lei finisse di lavorare. Quella sera Dorina, a causa del temporale, proprio non riusciva a dormire e aveva lasciato Robert, suo marito, addormentato nel letto ed era scesa invece nel soggiorno a leggersi un libro. Aveva così incontrato suo figlio che, come dicevo, era tornato a casa dopo aver finito il turno di lavoro per aspettare quel buco di tempo finché
anche Francesca non avesse terminato il suo orario di lavoro. Erano circa le 2:30 di notte quando Matt decide che era ora di andare, ma la sua macchina aveva ancora qualche cosa che non andava, non si riusciva a capire che cosa. L'unica cosa che sapeva è che iniziava a suonare l'allarme improvvisamente, e proprio così era successo in quel momento mentre Matt si stava avvicinando. Doreen lo guardava dalla finestra e l'ha visto saltare sull'auto il più veloce possibile, perché ormai erano quasi le 3 di notte, la gente dormiva nel quartiere tranquillo in cui abitavano. Chesterfield non era una cittadina piccolissima, ma loro abitavano in periferia, in una serie di villette a schiera, e quindi chiunque avrebbe sentito l'auto suonare. Quindi Matt va via più veloce possibile e Doreen, dalla finestra del suo salotto, vede l'auto sfrecciare via. Il ragazzo si presenta puntualissimo a casa della fidanzata con una bottiglia di vino in mano. I due trascorrono una notte tranquilla insieme fino al giorno dopo, quando avevano in programma di andare al barbecue che la famiglia di Matt aveva deciso di fare quel giorno. Arriva la mattina del 10 di agosto, ma Francesca non sta affatto bene. I due quindi decidono di saltare il barbecue e di restare invece a casa di lei. E Matt cerca di aiutarla in tutte le maniere che può per renderle questa malattia un po' più lieve. Le prepara un bagno caldo, una tisana calda, ma niente allevia il malanno che ha Francesca. Nonostante la febbre, però, la ragazza decide di farsi forza, non voleva disdire l'appuntamento con la famiglia di Matt, per cui decide di fare un piccolo pisolino per poi andare al barbecue, e così, chiamando Doreen, le aveva riferito. In questo modo erano tutti felici perché Matt, nel frattempo che Francesca dormiva un po', avrebbe potuto fare anche qualche commissione che aveva lasciato arretrata da un po'. Alle 6:10 però del pomeriggio Francesca si risveglia da sola, mentre invece i piani erano diversi. Matt le aveva detto che sarebbe andato a sbrigare qualche commissione per poi tornare a casa prima delle 5 e svegliarla, ma lui non c'era. Allora Francesca pensa che magari stia ancora sbrigando qualche impegno, lo chiama ma non riceve risposta, gli messaggia ma non riceve risposta. È preoccupata, ma il suo malanno è più forte di lei, per cui lei si riaddormenta di nuovo. Si risveglia poi alle 19:30, prova di nuovo a contattare il suo fidanzato in ogni maniera, ma niente, e adesso lei è davvero preoccupata perché non era mai passato così tanto tempo senza sentirsi. Stessa cosa d'altra parte stava accadendo a casa di Doreen e Robert. Loro sì, si erano accorti del ritardo dei due ragazzi, ma avevano semplicemente pensato che forse Francesca stava davvero troppo male per essere presente, o forse che semplicemente stessero facendo un po' di ritardo. Alle 9 di sera Francesca è davvero preoccupata, inizia a chiamare ogni ospedale del vicinato. Magari Matt aveva avuto un incidente d'auto, oppure semplicemente si era sentito male. Ma in realtà in nessuno di questi ospedali c'era un ragazzo che poteva corrispondere alla descrizione che lei aveva dato di Matt. Anche Chris è molto preoccupato per Matt, i due fanno parte della stessa band e li unisce un'amicizia davvero salda. E improvvisamente Matt aveva smesso di rispondere anche ai suoi dei messaggi. Quindi lui aveva contattato Francesca per chiederle se magari Matt fosse con lei, ma lei aveva risposto di no. Quindi a quel punto lui aveva preso l'auto ed era andato a fare le strade che di solito faceva Matt per andare o da Francesca o per andare a lavoro. Ma Matt non si trova, non è da nessuna parte, quindi a questo punto Chris va direttamente da Doreen e Robert, i genitori appunto di Matt, che da leggermente insospettiti per il ritardo del figlio iniziano a essere davvero preoccupati, perché Chris ovviamente spiega loro la situazione. A questo punto Doreen decide di prendere in mano la situazione e, lavorando da molti anni in banca, sa benissimo di poter controllare le transazioni sulla carta di credito del figlio. Ed è a questo punto che i sospetti diventano ancora più preoccupanti. Questo perché sulla carta di Matt ci sono 3 transazioni uguali da $100 provenienti tutti dallo stesso bancomat. E questo è davvero strano, ma non solo per questo, anche per il fatto che si trovi questo bancomat sulla Seven Mile Road, una strada comunemente nota a tutti gli abitanti di Detroit e dei dintorni per essere un covo di malviventi, tutti accalcati in quella strada.
Pensate che era una via talmente pericolosa che le pattuglie della polizia di notte non si azzardavano ad andare. Nessuno nella famiglia riusciva a capire perché Matt si sarebbe dovuto trovare in quella strada che distava più di 30 minuti di auto da casa di Francesca, che lo aspettava appunto a casa sua malata, non aveva proprio senso. La mattina successiva, cioè l'11 di agosto del 2009, la famiglia di Matt va a denunciarne la scomparsa alla polizia di Chesterfield. E nel frattempo Doreen aveva anche contattato Francesca per chiederle più o meno gli orari in cui Matt se n'era andato, in cui lei aveva provato a telefonargli, per avere una visione un po' più completa, no? Degli orari in cui Matt forse era scomparso. Ma la polizia, invece di aiutarli, dice loro che Matt è un uomo adulto, in grado di fare ciò che vuole della sua vita, anche di andare via. Ma nonostante questo, la famiglia è convinta che non sia andata così. Pensano che a Matt sia successo davvero qualcosa di grave. Nonostante questo, la polizia di Chesterfield li avvisa che in realtà loro non possono fare nulla e che dovevano invece informare la polizia di Roseville, dove Matt era stato visto l'ultima volta, appunto a casa di Francesca. Ma per fare ciò e per avere un rapporto ufficiale, la famiglia di Matt doveva aspettare altre 24 ore. E così fanno, aspettano fino al giorno seguente. Ma purtroppo qualcosa di altrettanto sconcertante stava accadendo anche a Harrison, una cittadina vicino proprio Roseville. E infatti la polizia di Roseville era stata avvertita per prima. Un uomo aveva tentato di svaligiare la banca di Harrison, e cioè la Flagstar Bank. In questo caso una ragazza di 19 anni, Sarah Maynard, aveva quasi perso purtroppo la vita. Infatti lei si trovava in quella banca perché doveva andare a ritirare il suo primo stipendio e improvvisamente si era sentita qualche cosa di duro e freddo dietro la nuca. Un uomo le stava puntando una pistola alla testa e intanto stava chiedendo al banchiere di dargli $500.000 in contanti. Ma non era contento solo di ricevere il denaro, lui voleva anche che Sara lo seguisse, ma lei con forza e coraggio aveva detto di no. Lei si era seduta per terra e lì era rimasta, e la polizia quando era arrivata si era congratulata con lei perché se mai lei fosse andata con lui sicuramente lui l'avrebbe uccisa, mentre invece lui ha desistito ad un certo punto e se n'è andato con il bottino. Comunque quest'uomo sembrava quasi non avere paura di nulla, era una scena estremamente caotica. Solitamente coloro che vanno a rapinare le banche, diciamo che tentano di restare nell'ombra, tentano di magari passare un bigliettino al banchiere per non farsi notare appunto, mentre invece quest'uomo puntava pistole, gridava, voleva i soldi, cercava di rapire la ragazza, insomma era estremamente strano come atteggiamento. Ma cosa c'entrano poi in effetti la scomparsa di Matt con la rapina in banca? Beh, forse un filo conduttore ci può essere. Il luogo è estremamente vicino, gli orari sono estremamente vicini. Magari c'è qualcosa che collega i due avvenimenti. Vista però la situazione, c'è un uomo in particolare che vuole aiutare la famiglia di Matt, e cioè Blarek. Quest'uomo è un detective, è il tenente della polizia della città di Roseville, e come prima cosa segnala come auto da ricercare la Honda verde proprio di Matt. Inoltre vuole anche visionare i video delle telecamere di sorveglianza della Sunoco, una stazione di servizio proprio dove c'è il bancomat dove in teoria Matt ha ritirato quelle 3 volte. Quei 3 prelievi in pratica che già la mamma di Matt aveva identificato come strani. Se la telecamera di sorveglianza avesse ripreso Matt fare quei 3 prelievi, allora la famiglia in un certo senso si poteva tranquillizzare, almeno potevano capire che Matt si era allontanato volontariamente. Al contrario, se quei 3 prelievi fossero stati fatti da un'altra persona, avrebbero capito che qualcosa di grave, molto grave, probabilmente era successo a Matt. Blarek torna indietro fino ai filmati del 9 di agosto alle 15:30, orario indicato dai resoconti dei prelievi del bancomat. Ma purtroppo non è affatto Matt a prelevare, ma è qualcun altro.
Se da un lato a questo punto la famiglia di Matt è sconvolta, dall'altro è contenta. Questo perché la polizia finalmente avrebbe dovuto ascoltarli. Fino allora avevano descritto Matt come il ragazzo che non era capace di andare a ubriacarsi mentre la sua fidanzata stava male e andare a smaltire la sbronza da qualche amico per non tornare a casa. Ma Matt non era affatto così e la sua famiglia lo sapeva bene. Francesca cerca Matt oramai in qualsiasi posto e come lei tutta la famiglia, ma lei in particolare lo cerca addirittura nei cassonetti della spazzatura della città. Era sicura che ormai gli fosse successo qualcosa e magari qualcuno aveva potuto gettare il suo corpo in uno di questi cassonetti della spazzatura, come se lui a sua volta fosse solo dell'immondizia. Quello che trova però invece è la sua auto e la trova del tutto casualmente. Lei è arrivata ben dopo la polizia, che era già lì, davanti all'auto di Matt, avvisata a sua volta da qualcuno che l'aveva visto per prima. L'Honda Verde si trovava sulla Rossini Road, ad appena 2 minuti di auto dalla Sunoco, la stazione di servizio che aveva ripreso quell'uomo per levare i soldi dal bancomat di Matt. Ma questo non è tutto. Infatti, un altro crimine, il terzo, avviene questa volta sulla 12 Miles Road, una strada molto vicina a Roseville, e capita praticamente nello stesso momento in cui viene ritrovata l'auto verde proprio di Matt. Quindi capite, è tutto conseguenziale, qualcosa deve collegare questi 3 crimini. Il tenente della polizia di Roseville, infatti, proprio sempre il nostro tenente Blarek, viene informato che nel parcheggio del Walmart vicino Roseville un uomo è stato derubato della sua auto, un'Honda Civic rossa. Purtroppo però per lui il ladro si era accorto che il cambio dell'auto di quest'uomo era un cambio manuale e non sapendolo utilizzare era stato costretto poi a scappare via a piedi. L'uomo nel frattempo, il derubato diciamo, aveva chiamato la polizia che era arrivata in tempo per abbattere con il taser proprio il ladro. Questo ladro si chiamava Ayop ed era un uomo estremamente pericoloso, un ragazzo estremamente pericoloso e senza scrupoli. Ed era lo stesso che aveva rapinato la banca, la Flagstar Bank. Ayop, il cui vero nome è Ihab Masalmani, viene preso in custodia e Blarek, una volta che lo vede, si rende conto essere lo stesso uomo che ha prelevato dal bancomat di Matt, che lui ha visto dalle telecamere di sorveglianza. Per cui questo uomo deve essere incriminato a questo punto per più reati. Ha creato il caos in quelle poche cittadine, una vicino all'altra, in pochi giorni. Ha derubato la banca, ha cercato di derubare un uomo della propria auto e c'entra sicuramente qualcosa con la scomparsa di Matt, sia appunto perché Blarek l'ha visto nei filmati, ma anche perché nell'auto verde, appunto, di Matt c'è una mappa con una X proprio sulla banca. Ed è una coincidenza un po' troppo grande per essere solo una coincidenza. Ayop doveva per forza c'entrare con la scomparsa di Matt. Certo, a questo punto il fatto che Ayop avesse l'auto di Matt e i suoi soldi non poteva significare nulla di buono, ma non per forza doveva significare che lui l'avesse ucciso. Per cui i detective devono indagare ancora di più. Ed è a questo punto che esce fuori una telefonata che un testimone aveva fatto al 911. Il testimone aveva chiamato il 911 proprio il 9 di agosto e aveva dichiarato di trovarsi al parcheggio del Quiznos, un negozietto che guarda caso Matt era solito frequentare, che si trovava a East Point, un posto a soli 4 minuti da casa di Francesca. E il testimone aveva detto chiaramente che ci fosse un ragazzo che stava tentando di rubare l'auto a un altro ragazzo, ma non solo, che stesse cercando di metterlo all'interno del bagagliaio. E le parole che il testimone di nome Lawrence ha detto all'operatore del 911 le state vedendo.
Ma le parole di questo testimone avevano senso ora. Quando la polizia era arrivata per un controllo, per vedere se fosse tutto a posto, neanche dopo un'accurata ricerca nei dintorni aveva notato nulla e quindi semplicemente la polizia se n'era andata. Adesso invece che tutti i pezzi del puzzle stavano andando nel posto giusto, si erano resi conto che quella telefonata era essenziale per risolvere questo caso. Inoltre tutto combaciava anche per un altro motivo. Proprio la carta di credito di Matt era stata usata per l'ultima volta prima dei tre prelievi sospetti, proprio al Quiznos. Quindi quel ragazzo che qualcuno stava cercando di mettere all'interno del bagagliaio doveva per forza essere Matt. A questo punto la polizia non poteva fare altro che interrogare il personale del posto del Quiznos, un uomo di nome Michael Sawyer e la dipendente, una ragazza di nome Jessica McKinney. Bene, Michael Sawyer ricorda benissimo di aver servito questo ragazzo che conosceva di vista perché era solito andare in quel posto e che questo ragazzo gli avesse chiesto quale dei panini che vendevano poteva essere meglio e andare meglio per la sua fidanzata che era a casa malata. Quindi ulteriore indicazione che quello doveva quasi per forza essere Matt. Invece Jessica, l'altra dipendente, ricorda di aver visto prima di Matt entrare due ragazzi, uno arabo-americano doveva essere, probabilmente secondo lei, con un cappellino arancione in testa e quello lì doveva essere proprio Ayop, mentre invece l'altro era afroamericano ed era entrato subito dopo Ayop e i due ovviamente sembravano stare insieme, insomma, sembravano essere amici ed entrambi avevano chiesto dell'acqua. Quindi purtroppo il 12 di agosto, quindi molto in ritardo rispetto agli avvenimenti, la famiglia di Matt e la polizia si sono resi conto che Matt era stato rapito, ma speravano ancora che lui stesse bene o quantomeno che fosse vivo. Non avevano proprio idea della tragedia che avrebbero dovuto affrontare. E infatti la realtà, purtroppo tutt'altro che lieta, emerge proprio il 13 di agosto, il giorno seguente. Ed è stato infatti proprio il 13 di agosto che il tenente Blarek e il suo collega James hanno trovato il corpo di Matt in una casa diroccata e mezza bruciata a Detroit. E quando Blarek si era presentato a casa di Doreen, la mamma di Matt, lei con uno sguardo aveva subito capito che il figlio, o meglio, il corpo del figlio era stato ritrovato, ma non voleva affatto sentire quello che lui aveva da dirle perché non ce la faceva proprio emotivamente a sopportarlo. La polizia, anche dopo il ritrovamento del corpo di Matt, continua le indagini e si rende conto che Ayop, che è già in custodia, come vi dicevo, non può aver fatto tutti quei crimini tutto da solo, doveva per forza avere un complice colpevole tanto quanto lui. E in effetti il suo nome era Robert Taylor, soprannominato Fat Daddy. E in effetti erano arrivati a questa conclusione, primo, perché se vi ricordate Jessica McKinney, la ragazza che lavorava al Quinoz, aveva riferito di aver visto due ragazzi. Uno che probabilmente era Ayop e l'altro ragazzo, un ragazzo afroamericano. E poi c'era la telefonata del 911 del testimone Lawrence che riferiva che loro stavano colpendo, loro stavano mettendo Matt nel bagagliaio. Si riferiva alle persone che stavano commettendo questo crimine al plurale e non al singolare. Quindi un'altra persona ci doveva essere per forza e il suo nome era proprio Robert Taylor. Questo ragazzo aveva appena 16 anni e insieme ad Ayop, che poi alla fine ne aveva solo 17, era stato accusato di furto, di cospirazione, di omicidio, di rapimento. Ed entrambi, dopo il processo che si è svolto a settembre del 2010, sono stati dichiarati colpevoli e condannati all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Ed è purtroppo proprio durante il processo che la famiglia di Matt, cioè un anno dopo la morte del ragazzo, si è resa conto di quello che gli avevano fatto. E questi dettagli così cruenti loro non li avevano mai saputi. Robert infatti aveva confessato al suo compagno di cella che cosa era accaduto quando avevano sequestrato Matt.
Insomma, Matt era rimasto in balia di questi due criminali e portato in quella casa diroccata, nella quale poi purtroppo è stato ritrovato il suo corpo, per 10 ore. Era rimasto lì con loro per 10 ore, preso a pugni, a schiaffi, picchiato, pestato, maltrattato. E alla fine era stato finito con un colpo di pistola alla testa, proprio stile esecuzione, mentre Matt era in ginocchio. La Corte Suprema del Michigan, però, 2 anni dopo la sentenza, voleva riesaminare il caso e adesso erano uscite le infanzie difficili di questi due ragazzi, le loro infanzie tumultuose, era uscito il fatto che loro fossero minori al momento della sentenza, insomma tutti i dettagli che avrebbero potuto ridurre la loro pena. Ma tutti si sono opposti con vigore al fatto che la loro pena venisse ridotta. Quindi alla fine la sentenza è rimasta la stessa, anche 2 anni dopo, ergastolo senza possibilità di condizionale. Nel 2016 hanno tentato di nuovo di appellarsi entrambi, appello respinto, e nel 2021 hanno di nuovo tentato di appellarsi, ma di nuovo il loro appello è stato respinto. Era più che chiaro a tutti, fortunatamente, infatti, che i due avessero rapito, tenuto in ostaggio e infine ucciso il povero Matt. Non l'avevano fatto per autodifesa, non l'avevano fatto per sbaglio, volevano proprio farlo. E in più non avevano minimamente fatto vedere il minimo rimorso durante tutto il processo. Quindi perché riesaminare il caso? Non era assolutamente necessario. Quindi adesso che abbiamo già esaminato il delitto e le pene che sono state inflitte a questi due criminali, posso darvi un altro dettaglio abbastanza straziante di questa vicenda. E cioè che quella notte, la notte in cui Matt e Francesca erano stati insieme per l'ultima volta, lei aveva proprio sognato che Matt fosse rapito e che fosse tenuto in ostaggio in un seminterrato. Quasi fosse un po' una premonizione a quello che poi sarebbe successo. Inoltre, un altro dettaglio che posso darvi è il fatto che Francesca, prima che Matt uscisse di casa quel giorno, le aveva detto che lei non voleva niente da mangiare, che non se la sentiva proprio di mangiare. Ma lui aveva pensato comunque di fare un gesto carino nei suoi confronti, andandole a prendere anche solo un panino. E quindi lui si trovava lì per fare un favore, si può dire così, a Francesca. Lui da sempre era stato premuroso con lei e quindi lo era stato anche quel giorno. Nel 2009 si sono poi svolti anche i funerali di Matt, ma durante questa cerimonia i genitori di Matt avevano una richiesta un po' particolare. Volevano che fosse suonato un pezzo dei Led Zeppelin, che era il gruppo preferito di Matt, per ricordare lui, per ricordare la sua passione, per ricordare ciò che lo faceva stare bene. Dal canto mio a questo punto posso solo dirvi di prendervi cura di chi amate, ma di farlo davvero, perché non possiamo sapere che cosa ci capiterà domani. E sembra una frase fatta, ed effettivamente lo è, voglio dire, ma è proprio vero, è proprio così. Non bisogna sprecare troppo tempo a serbare rancore e ad essere arrabbiati per cose stupide. Perché in realtà chi amiamo ha la priorità. Siate gentili, siate premurosi e fate stare bene chi vi fa stare bene. Noi ci vediamo giovedì prossimo, ma posso già anticiparvi che per tutto il mese di febbraio ci saranno 2 video a settimana, come al solito il lunedì e il giovedì. Per intanto spero di avervi tenuto compagnia, di avervi interessato anche con questo video e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti!